Io sento, girando la città in questi ultimi mesi, che c'è una grande fiducia intorno al progetto di Fratelli d'Italia, intorno al progetto di centrodestra, un grande interesse anche sul programma che abbiamo redatto e che abbiamo oggi formalmente consegnato alla città. Vogliamo continuare a mantenere Foligno come un punto rosso in mezzo a una regione intera liberata? Noi dobbiamo batterci voto su voto, perché altrimenti facciamo dei festeggiamenti prematuri e questo non va bene. Sicuramente noi ci impegniamo in questo momento perché ha le condizioni di essere l'alternativa. Mi sembra evidente che l'alternativa può essere solo centrodestra. Stefano è il nostro in qualche modo punta di diamante. In questo momento la città sia dalla nostra parte, il nostro programma è ben definito, chiaro, per dare una svolta alla città. Il centrodestra a Foligno si presenta con le carte in regola. Chiaramente l'obiettivo di tutte le forze politiche, che è proprio questo programma, è quello di andare a fare un salto di qualità per la città, creare quello sviluppo, far tornare Foligno protagonista in Umbria e anche in Italia. È una bellissima città, ha delle bellissime caratteristiche che devono essere valorizzate e che finora sono state lasciate al totale sbando, alla totale incuria. È la terza città della regione Umbria, è una città strategica e importante anche a livello regionale. Questa partecipazione di oggi e soprattutto la commozione che lei ricordava sono frutto del vedere come i tempi sono cambiati, di come tanta gente adesso si è messa al servizio dei propri cittadini nello spirito che dice sempre Matteo Salvini, prima gli italiani. Quello che farà la differenza nei programmi sono tutti abbastanza simili, noi abbiamo idee innovative in alcuni punti sicuramente, ma quello che farà la differenza è la credibilità che li porrà in essere. Noi crediamo di avere quella credibilità, crediamo invece che la sinistra non quella credibilità non ce l'abbia più. Hanno mortificato, annientato ogni buona energia che oggi cercano di riproporre come slogan, ma che in realtà loro hanno distrutto e annientato, annichilito e avvilito in ogni persona e in ogni strato sociale.